qualità meno. Lo ricordate? Io uso i fagioli di Sorana, però non importa, vi devo comprare i fagioli più buoni, però di Sorana. Ma io vi devo comprare i buoni, non ti devo fare la Sorana. Chi ho detto per primo, Sorana o buoni? Ho detto buoni. Comprate fagiolacci secchi a un discount avanzati, ok? Li prendete, li sciacquate nell'acqua velocemente, li scolate dall'acqua velocemente per levare le impurità e li mettete in una pentola alta. Il fagiolo deve essere questa quanta, una parte di fagioli e 5, 6 o 7 parti di acqua in alto, ok? Acqua fredda. Avete capito? Dentro questa acqua fredda ci mettete un bel bicchiere d'olio extravergine d'oliva buono. 4 o 5 spicchi d'aglio con la camicia o senza. Un bel bicchierotto d'olio. L'olio buttatelo pure, scialate, perché quest'olio che voi buttate, dopo non lo userete più l'olio, perché l'olio viene puppato da fagioli. Voi capite, piano piano, perché la buccia diventerà tenera, va bene? Ok? Allora, una volta avete messo i fagioli, l'acqua, l'olio, l'aglio e un ciuffetto di salvia anche, mettete i fagioli a bollire al cassettino piccolino. Ricordatevi che i fagioli i fagioli risentono lo stress, e non sto scherzando per nulla, perché fate non mi pare, io lo faccio, dite voi, i fagioli risentono lo stress. Non dovete mettere i fagioli, andavete pure. Sono l'11, metto fagioli per mangiarlo all'1, ma manco per il cacchio, ti cuoceranno alle 5 i fagioli, lo fanno apposta un po' a certi. Perché se non avete fuori i fagioli, mettete tranquillo, riposato, metto i fagioli stamattina alle 9 e appena sono pronti li levo dal fuoco, va bene? Prego? Come si fa a fare? Tu li senti, ora ti ci arrivo piano piano. Una volta ti ho messo i fagioli al gas piccolino, non vanno coperti i fagioli. Sopra la pentola dei fagioli è molto importante, questa è la pentola dei fagioli che vuole sul fuoco, è importante metterci sopra, per esempio, un mescolo di legno è meglio, se no di ferro sopra, perché sopra? Perché deve scaldare insieme a fagioli, perché se per caso vuoi metà cottura vuole sentire i fagioli come sono cotti, prendete il mescolo che è caldo, lo infilate dentro e sentite se i fagioli sono cotti o no, perché se infilate dentro un mestolo che è freddo date in colpa ai fagioli, quei 150 fagioli che voi toccate rimarranno tutti da una parte mezzo fagiolo crudo e mezzo fagiolo cotto. Ho detto il latte al seno a un bambino, va bene? E si risentono dopo quando si mangiano, va bene? Poi se avete il vostro macellaio di fiducia, se uno non è vegetariano o vegano, una bella cotenina di maiale o 2 o 3 ci stanno da Dio, gli danno ancora più sapore toscano al fagiolo, le cotenine di maiale toscano, perché e le cuocete anche e alla fine una cotenina lessa, se non vuoi mangiare è anche buona, una cotenina bollita è anche buona, la butta dentro il fagiolo qua all'inizio poi potete anche dopo una volta questi fagioli, per sentire i fagioli se sono cotti, il sale quasi a 3/4 della fine salate i fagioli, va bene? Che cosa è successo? Con questo sale, la cotenina del maiale, l'aglio, la salvia, tutti questi odori, cosa avete fatto? Avete fatto un brodo, giusto? Ci siamo? Avete fatto cuocere i fagioli dentro un brodo. I fagioli cotti dentro un brodo, che dell'acqua slavata, è tutto un altro affare. I fagioli sono già saporiti per conto suo. Dunque, questi fagioli, sentite, sono cotti. Se tutto va bene, i fagioli non se ne dovrebbe rompere quasi nessuno, pochissimi fagioli sono rotti alla fine, perché il massimo colore dovrebbe essere blu, così, il massimo colore, perché non si rompono fagioli? Allora, siete riusciti a fuori nell'intento, perché quando sentite il fagiolo in bocca intero, lo mettete fra i denti, lo schiacciate, tacchi, come il fagiolo intero a toccarlo sembra ancora durino, lo mettete in bocca, fra i denti, questo fagiolo è ancora durino, lo metto schiacciato nel dente, si è dissolta la buccia all'istante, dissolta l'impasto, la pasta dentro del fagiolo vi si scioglie nel palato, siete riusciti nell'intento del fagiolo cotto bene, capito? Il fagiolo più infame lo cuocete bene, siamo arrivati allora appunto? Poi nel brodo dei fagioli che avete fatto, con questo brodo dei fagioli si naviga a nozze, capito? Anzi, volete un'altra cosina, se dovesse mancare l'acqua dei fagioli, a volte che li fate al principio, vi porto anche negli inganni che potete cadere, capito? Vi capita che il fagiolo l'ho bollito troppo, avete visto che sono secchi, manca l'acqua?
mettete un pentolino accanto a bollire dell'acqua maggiore dei fagioli e ce la buttate dentro, non vi venga in mente di aggiungere dell'acqua tiepida o fredda, guai, guai, è un dramma, vi salta tutto il piano di 2 ore di lavoro, va bene? Acqua calda la aggiungete piano piano che non c'è un problema così, va bene? Ci siamo così? Con questo brodo che vi è rimasto il fagioli, allora la pasta e fagioli è regina della cosa, la pasta e fagioli con questo brodo avete mezza pasta e fagioli già fatta. Un piatto veramente rapido e comodo è la zuppa lombarda. Capite, la zuppa lombarda è un piatto toscano, non è lombardo. I lombardi venivano in Toscana a mangiare fagioli e inventarono questo fare a bruscolizione agli altri, insieme a fagioli era buonissimo. Ho riesumato una zuppa che la faceva la mia mamma, me l'ha fatta 2 o 3 volte da piccino, che la facevano suo nonni. È un soffrittino di aglio e sedano, semplicissimo, un po' d'aglio e un po' di sedano. Seguimi un Dio bene, Morena, la zuppa che si faccia ultimamente, aglio e sedano, no, aglio, olio e sedano, la zuppetta di fagioli si faceva ultimamente in cucina, con il pane abbrustolito, quella faceva la sciusciù. Va bene, lascia stare. Aglio, lascia. Va bene, è un pochino di aglio e un pochino di olio d'oliva, va bene? No, questo qui è una ricetta nuova ancora, eh? Okay. Questa è una ricetta nuova, ve la dico perché non la sa nessuno, è bellissima. Soffriggere un pochino di aglio e un pochino di olio. Poi si prende una costolina di seta, la persona passa un pezzettino da pezzettini, si butta dentro anche quello, si prende questo tegamino, si butta dentro, oppure il brodo di fagioli si butta lì dentro, insieme si allunga questo soffrittino. Soffritto dolce, non esagerato, perché il soffritto fa male, ricordatevelo bene anche voi nella vostra vita avrete. Il soffritto è buono, si è fatto al punto giusto. Poi tu prendi dei pezzi di pane rotti con le mani, se li butti sulla griglia o anche in forno, però sulla griglia se sono un po' anneriti vengono più buoni. Tu li metti nel piatto, ti ci rovesci, questa zuppettina qui è una cosa devastante, non vi potete immaginare questa sera, il zuppettino d'aglio, cambia tutta la zuppa lombarda, è meraviglioso, va bene? Vi posso dire, da questi fagioli ci fate 1 miliardo di cose, va bene? Basta, se no si fa la mattina i fagioli, cambiamo il discorso. Che volete sapere ora? L'avete capito la cultura dei fagioli? Sì, senti, a me telefonatemi se ve ne sei scordato. A me il piatto tuo che piace di più è il peposo dell'impruneta e c'è due motivi, perché sì. È un piatto della tradizione che pur essendo dell'impruneta in realtà è molto legata a Pistoia e poi scopriremo perché. E poi perché sei uno dei pochi che lo fa a Pistoia e lo fa bene. Ah, io ho piatto delle prunette, mi sono messo, ho letto ricette e sentito, io sento sempre le persone anziane, ho delle piccole indagini continuamente, se vedo delle ultra ottantenni, novantenni, la domanda che mi faccio per tutti li faccio, signora, ma lei ma l'ha mai adoperato il dado? Il dado? Sì, l'ho adoperato il dado. Ma quante volte l'ha adoperato in vita sua? Sempre. Guarda questo sputtanamento del dado che tutti che il dado fa male, ma che cacchio sta da dire? Io ho fatto, fate le indagini anche voi, ho dato male, sempre il dado, ma pochino, va bene? Ecco l'intelligenza che viene fuori, il dado allora, se tu usi tanto sale ti fa male il sale, il dado è sale alla fine dei conti, il dado vegetariano, il dado vegetale è sale con un po' d'odori, eh? E poi fatevelo in casa, il dado è molto comodo, però basato con intelligenza, una puntina di dado, qualche cosina a volte ti aiuta a insaporire una cosa che non sa di niente. E tutte queste persone anziane mi hanno sempre detto che il dado l'ha sempre usato, pochino, poche mi hanno detto di no, pochissime. Parliamo del peposo. Il peposo, io ho tanti amici nell'impruneta e ho fatto un'indagine anche nell'impruneta con persone anziane, ho domandato, ho fatto ridomandare. Il peposo è un piatto che diciamo è quasi è fatto dentro un cantiere, è fatto dentro la... Il peposo vero è nato dentro le fornaci dell'impruneta e nelle fornaci si trovavano, non avevano mai tutti gli ingredienti gli operai. Che cosa c'è nel peposo? Il peposo, il pezzo importante del peposo va fatto nel muscolo, va bene? Chi gli venisse in mente di fare il peposo con un'altra parte di carne vuol dire che è un po' imbecille. Mi sono spiegato, è anche un'offesa questa. Perché se uno decidesse di fare una fiorentina nel girello, secondo me è imbecille, mi spiego? La fiorentina va fatta nella parte della mistera, no, non nel girello. E il peposo va fatto nel muscolo, perché il muscolo? E gli ingredienti sono quelli che si può mettere, gli ingredienti più facili che trovi in giro, sono più facili e sono quelli normali. Gli ingredienti sono il vino, il sale, il pepe in grani, se ci può mettere una foglia d'alloro no, odori io ci metto punti perché tanto, però ci metto anche 2 o 3 odorini, ma tanto non importa. La puntina di
conserva io ce la metto, però non è un obbligo, perché è nato senza conserva, non c'era il pomodoro quando è nato il precursore, va bene? Che è un piatto del 400, quindi in teoria prima della scoperta dell'America. Faceva la cupa dei Brunelleschi, se esatto, non sbaglio, vero? Difatti fu i Brunelleschi che fece dare questo piatto sostanzioso agli operai, peposo, col vino che ci mettevano... Vino. Allora, ora vi dico la ricetta. Allora si prende questa carne di un muscolo. Bianco, cioè, toscano. Bianco, rosso. Sì, sì, ho capito, ma... Nel peposo no, però. No, cioè, ma certo, cioè il vino del 400 era un vino forte. Allora parliamo del piatto. Perché il muscolo? Perché il muscolo è un pezzo di carne, muscolo, c'ha tutti i filamenti dentro della cartilagine e tutte le parti grassine interne del muscolo, compresi anche tendine eccetera eccetera. Si taglia a pezzettini come se fossero delle noci, fra una noce grossina, via, e si mette semplicemente tutto dentro una teglia. Il muscolo andrebbe fatto in forno, precisiamo subito questo, io lo fo in forno, andrebbe fatto nel forno dei mattonai, però, e ha una cottura lenta e bassa. Una volta ho messo questo muscolo nella teglia, se lo sommerge con del vino rosso toscano da pasto, non importa, andare a cercare un vino vecchio pregiato, un vino dell'annata, al massimo dell'annata precedente. Va sommerso col vino, se c'è del brodo a disposizione bene, se no tu ci butti anche un pochino di acqua e un mezzo dado, ok? Poi tu metti per 4 persone, diciamo, un chilo di muscolo, un cucchiaino di pepe in grani, va bene? 4-5 spicchi d'aglio, anche se sono 6 o 7 vanno bene, perché l'aglio sparisce. E ricordatevi e scrivetelo che l'aglio fa buono. L'aglio fa bene alla salute, non vi dimenticate. Poi, una volta che ho messo questi ingredienti, allora si è messo carne, vino, brodo, si è detto che ci si mette pepe in grani, aglio, ci si mette una puntina fra parentesi di conserva a piacere, va bene? Il dado no. O brodo, il brodo, fallo metti pare. E si mette in forno tutto, e il sale anche, il sale non l'ho detto, il sale giusto, si risale alla fine però poi, un po' di sale mettiamocelo subito, sì. Metà dose. E poi prima di levarlo in forno si risala, poi vi dico il procedimento della cottura da stare attenti. E si mette tutto in forno su 100 gradi, coperto no, fate come vi pare, perché fare peposo è un gioco. Se tu lo copri ti viene quasi lessato, per benino, cotto per benino. Se tu lo lasci scoperto tu arrivi, perché va messo un forno con una cottura su 100 gradi circa, non più alta. Metti nel forno, tu lo metti in forno la mattina all'otto, vai al mercato, torna a casa a mezzogiorno, è quasi fatto. Non tu hai fatto un bel nulla, capito? Tranquilli, beati, senza. Tu arrivi a casa, trovi questo peposo, tutti. Ah, mamma mia! È tutto bruciato sopra e sotto, è tutto mezzo cotto. Tu lo giri tranquillamente con un messo, così va bene? Tu lo ributti in forno, si riammorbidisce il bruciato, ritorna, si rigenera, sembra un gioco di pressione a teglioni, capito? Però se non ti bruci è uguale, se ogni tanto li va a far visita e tu li dà con una spatola, una giratina, così il male non li fa, va bene? Poi se dovesse essere dopo le 4 ore di cottura, eccoci queste cose importanti, dopo 4 ore di cottura, se c'è troppo liquido, con un romaiolo si leva il liquido ma non si butta via, si mette da una parte perché può riessere utile. Se mancasse il liquido, se vedete fosse calato il liquido, aggiungere dell'acqua, ora non aggiungere più vino. E l'acqua sul fondo che è rinseccolito un po', si riallenta tutto l'umido e ritorna tutto perfetto. Siamo?